Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì prossimo, 28 febbraio, con una seduta che comprenderà in apertura le interrogazioni a risposta immediata, il question time, cui farà seguito la discussione di alcune mozioni. Questi i temi in oggetto: concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e determinazione del canone, disposizioni in materia di amministrazione condivisa, applicazione delle prestazioni LEA, i livelli essenziali di assistenza per i servizi di attività di riduzione del danno e limitazione dei rischi in ambito sanitario e sociale con riferimento ai consumi e agli abusi di sostanze psicoattive e alle dipendenze patologiche. Altri temi oggetto delle mozioni che saranno discusse: impianti di riscaldamento a biomasse legnose, dotazione economica destinata alle misure regionali in materia di sicurezza, impegno della giunta regionale per evitare il divieto di detenzione della trota Fario, misure a sostegno delle aree interne dell'Umbria, quindi attrazione di forza lavoro e contrasto allo spopolamento. Questo l'ordine del giorno dei lavori d'aula martedì prossimo, 28 febbraio. Veniamo ora all'attività delle commissioni e degli altri organi interni dell'Assemblea Legislativa. In prima commissione è illustrato il Master Plan per Semplificazione e Agenda Digitale 2023-2025 presentato dalla Giunta regionale. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa Umbra, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per l'illustrazione da parte dell'assessore Michele Fioroni del Master Plan della Regione Umbria per la semplificazione e l'agenda digitale 2023-2025. Il Master Plan parte dalla consapevolezza, si legge nell'atto, che nonostante i tanti tentativi fatti negli anni da ogni singola pubblica amministrazione, il problema resta quello di passare da norme ben scritte e atti approvati a servizi pubblici che funzionano. Occorre una profonda revisione dei macro processi e delle procedure amministrative per ridisegnare e innovare profondamente i servizi pubblici delle PA Umbre. I processi che stanno dietro l'erogazione dei servizi devono essere semplificati, unificati, digitalizzati, resi accessibili e intelligibili sia all'utenza esterna alla PA che all'utenza all'interno degli uffici pubblici. Cambiare i processi vuol dire agire sinergicamente sulle riforme, sulla semplificazione amministrativa, sulla transizione digitale, sui sistemi informativi, sul reclutamento e sull'organizzazione. Presentando l'atto ai consiglieri, l'assessore Fioroni ha spiegato che si tratta di un documento articolato e complesso che identifica chiaramente le fonti di finanziamento. Il Master Plan sintetizza la strategia di semplificazione e digitalizzazione della Regione Umbria, perché non solo il digitale e la semplificazione sono due facce della stessa medaglia, ma la trasformazione digitale e la semplificazione condividono una natura trasversale che necessita di misure sinergiche e complementari. Non può esistere, ha detto, una concreta semplificazione senza digitalizzazione e viceversa. Per questo serve partire da una profonda riorganizzazione dei processi. L'atto prevede la costituzione di una rete di collaborazione permanente tra uffici, enti e personale delle pubbliche amministrazioni umbre. Il Master Plan costituirà il punto di partenza di un percorso operativo che durerà anni e che vedrà la Regione impegnata nell'attuazione di azioni che siano effettivamente in grado di garantire il rilancio della competitività del sistema economico regionale e il miglioramento della qualità dei servizi. Dopo l'approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea Legislativa si partirà con la definizione del cronoprogramma e dei sistemi di monitoraggio, andando ad individuare alcuni procedimenti strategici ed effettuando su questi un primo intervento di sburocratizzazione abrogando adempimenti superflui e sovrabbondanti.
Nei giorni scorsi si è riunito a Palazzo Cesaroni l'Osservatorio regionale antimafia. Nel corso della riunione si è parlato di beni confiscati assegnati ai comuni umbri di Acquasparta e Pietralunga con i rispettivi sindaci Giovanni Montani e Mirko Ceci. Nel corso dell'ultima riunione dell'Osservatorio regionale antimafia, il presidente dell'organismo Walter Cardinali ha sottolineato quanto sia necessario dare un segnale concreto di riutilizzo dei beni confiscati per essere sempre più credibili e creare anticorpi nella società contro le infiltrazioni criminali. Secondo Cardinali c'è la necessità di semplificare e agevolare il passaggio dei beni sequestrati e confiscati ai comuni e quindi favorire il loro riutilizzo. Il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, ha illustrato il progetto di recupero di una palazzina del centro storico confiscata a un clan mafioso siciliano. Ci sono state difficoltà urbanistiche da superare, ha detto, dato che il progetto prevedeva il coinvolgimento di vari livelli istituzionali. Collaborando con ATER, abbiamo scelto di destinare quell'edificio all'edilizia residenziale pubblica a canone concordato per fronteggiare lo spopolamento del borgo. Il sindaco di Pietralunga, Mirko Ceci, ha ricordato il progetto partito nel 2013 con la collaborazione di Libera, che ha segnato la presenza di questo bene sottratto alla mafia al termine di un lungo percorso processuale. Abbiamo preso in affidamento terreni e strutture, iniziando un percorso non semplice, ha detto il sindaco di Pietralunga. Si tratta di 99 ettari di terreno in zona Col della Pila, confiscati a un clan calabrese, abbandonato e coperto di erbe infestanti e strutture ammalorate. Andava ricostruita un'azienda agricola e trovate le risorse per attivarla. Insieme a Libera abbiamo organizzato dei campi estivi per la coltivazione della patata bianca di Pietralunga, creando una sensibilizzazione verso il tema del riutilizzo di quel bene. Pietralunga inoltre ha ottenuto 1,6 milioni del PNRR nell'ambito del bando Borghi e la locale cooperativa ha partecipato al bando per ottenere i finanziamenti necessari ad avviare la nuova azienda agricola. Adeguamento del quadro normativo alla legge nazionale in tema di agricoltura sociale. In seconda commissione, le modifiche al testo unico in materia di agricoltura. Dopo la presentazione dell'atto nello scorso mese di dicembre, la seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il via alla fase istruttoria del disegno di legge della Giunta regionale, che prevede modifiche e integrazioni al testo unico dell'agricoltura, con riferimento specifico all'agricoltura sociale e fattorie sociali. Nella sostanza, l'iniziativa legislativa dell'esecutivo mira ad adeguare il quadro normativo alla legge nazionale di riferimento di un settore fondamentale per l'inclusione sociale e la qualità della vita nelle zone rurali, tra gli obiettivi principali quello di rafforzare la funzione sociale svolta dall'agricoltura, rendendo protagoniste le aziende del settore che coniugano le proprie funzioni produttive con lo svolgimento di attività di carattere sociale. Sono previste misure finalizzate a incentivare interventi e servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo da parte di imprenditori agricoli in forma singola o associata e di cooperative sociali. Punti chiave del disegno di legge: il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale, la diffusione dei prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali e il loro impiego anche nelle mense pubbliche, scolastiche e ospedaliere, l'attenzione all'imprenditoria femminile, ai giovani agricoltori, la formazione per la qualificazione dei servizi erogati. Previsto un elenco regionale delle fattorie sociali e un logo distintivo che le identifichi. Viene anche prevista la costituzione presso l'assessorato alle politiche agricole e agroalimentari di un osservatorio regionale con lo scopo di attivare un tavolo permanente di confronto con gli attori pubblici e privati del settore. La seconda commissione sta lavorando sulla programmazione di una strutturata serie di audizioni di tutti i soggetti interessati e sull'accoglimento di emendamenti al testo già annunciati da alcuni consiglieri. La proposta di legge su qualità del lavoro e dei servizi di welfare è stata al centro dell'audizione in terza commissione. Ce ne parla Marco Paganini.
La Commissione Sanità dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Eleonora Pace, si è riunita a Palazzo Cesaroni per l'audizione con centrali cooperative, forum del terzo settore e sindacati in merito alla proposta di legge regionale Qualità del lavoro e dei servizi di welfare, d'iniziativa dei consiglieri Pace, Fratelli d'Italia, Fora, Patto Civico, Fioroni, Pastorelli e Mancini, Lega, Bettarelli e Bori, Partito Democratico, Peppucci, Forza Italia. La legge prevede che la Regione garantisca il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare erogati dalle organizzazioni private e promuove l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità. Dagli interventi della mattinata è emersa una generale condivisione sugli obiettivi dell'iniziativa legislativa, a cui si sono aggiunte le richieste di valutare l'estensione di questa legge anche ai servizi non strettamente sociali, evitando rischi di impugnativa da parte del governo, di declinare con numeri precisi e differenti le percentuali da assegnare alla valutazione tecnica e a quella economica delle offerte, di agevolare il mantenimento delle condizioni contrattuali e degli scatti di anzianità nel passaggio del servizio tra due diverse società, di inserire infine la previsione del certificato di avvenuta e regolare revisione dei soci della cooperativa. È stato inoltre evidenziato che in Parlamento è in discussione il nuovo codice degli appalti e che quindi la nuova normativa regionale dovrà tenere conto di quel testo per evitare di entrare in contrasto con la norma nazionale. 500 anni fa, 1523, moriva Pietro Vannucci, detto il Perugino, le cui spoglie sono custodite nella chiesa dell'Annunziata di Fontignano. E qualche giorno fa a Palazzo Cesaroni di Perugia, sede dell'Assemblea Legislativa, molti cittadini di Fontignano hanno partecipato a un incontro con la stampa sulle iniziative legate alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Pietro Vannucci. In una conferenza stampa convocata dal capogruppo del Partito Democratico, Simona Meloni, tenutasi a Palazzo Cesaroni alla presenza dei rappresentanti della Proloco di Fontignano e Paola Fioroni per l'ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa, si è parlato delle iniziative legate alle celebrazioni della figura di Pietro Vannucci, detto il Perugino, nella ricorrenza dei 500 anni dalla sua morte avvenuta nel 1523 in Umbria, proprio a Fontignano, il paese che custodisce la tomba del maestro, nella chiesa dell'Annunziata, che sarà riaperta per le visite. Fontignano però non figura fra i progetti inseriti nel bando nazionale per la promozione dell'evento e le celebrazioni. Il comitato promotore di tali celebrazioni non è in capo alla regione, ma è un organismo costituito con decreto ministeriale. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha concesso patrocinio oneroso all'iniziativa della Proloco, che ogni mese, da marzo a ottobre in Fontignano, ha previsto momenti di incontro sulla figura del Perugino con esperti e storici dell'arte, corredati da esibizioni bandistiche di grande livello, a cominciare dalla fanfara dei carabinieri che suonerà in piazza Pietro Vannucci il 4 marzo prossimo, inizio delle celebrazioni. La capogruppo del Partito Democratico Simona Meloni aveva recentemente presentato un'interrogazione alla Giunta chiedendo di sapere come si intendono sostenere e supportare anche economicamente attività e iniziative proposte dagli operatori culturali del territorio come le Proloco e i comitati costituiti al fine di creare un virtuoso sistema promozionale della cultura legata alla figura del Perugino, comprendendo in questa sfera di interesse non solo Fontignano ma anche gli altri luoghi dell'Umbria con importanti tracce della vita del grande artista da inserire nelle celebrazioni, come i comuni di Passignano, Corciano e quelli facenti parte del progetto Sentieri del Perugino, che riguarda i comuni di Piegaro, Panicale, Città della Pieve e Paciano. Il cinquecentenario è un evento eccezionale che non riguarda solamente l'Umbria, dovremmo dare una centralità nazionale ovviamente oltre, perché il Perugino è un patrimonio veramente dell'umanità, non solo dell'Umbria. Con un atto sì ispettivo abbiamo iniziato soprattutto per chiedere la possibilità anche di avere un coordinamento di queste attività. Noi questa mattina il Presidente, la numerosità dei cittadini anche di questa frazione del Comune di Perugia, che è Fontignano, che è il luogo dove il Perugino è morto,
e vuole presentare un programma che peraltro è anche molto ricco. Noi sappiamo che dal bando del Comitato Nazionale Fontignano, diciamo, è stato escluso, come altri territori in cui il Perugino ha lasciato una traccia molto importante con le sue opere, e quindi parliamo di Corciano, ci sono Passignano, ci sono anche i sentieri del Perugino, quindi il quadrilatero dei quattro comuni che partono da Valnestore, che sono Piegaro, Panicale, Città della Pieve e Paciano. Quindi oggi si vuole iniziare questo percorso che intanto dà un certo protagonismo a Fontignano, che è il luogo in cui Perugino ovviamente è morto, in cui c'è grande traccia della sua attività. E poi perché è un modo anche questo di fare promozione dei nostri territori, parliamo di come, diciamo, intercettare anche attraverso la cultura i cittadini, insomma, italiani e non, e quindi io credo che noi dobbiamo essere pronti innanzitutto anche a non avere un accavallamento di iniziative di grande qualità. Noi vedremo che questa mattina nella presentazione ci sono iniziative molto importanti di pregio, con personaggi anche che possono portare un grosso contributo nella storia, nel racconto della storia di questo grande artista, e quindi credo che sia quanto mai necessario oggi sia una vicinanza delle istituzioni dal punto di vista anche finanziario, e in questo la Regione dell'Umbria ha risposto molto bene, molto positivamente, a partire insomma dal patrocinio che è stato dato per l'attività di oggi, ma credo che ci saranno altre iniziative anche nei prossimi mesi, perché poi le iniziative partiranno quasi tutte da marzo per concludersi poi entro la fine dell'anno, e sicuramente prima di Natale, ottobre. Quindi è molto importante un coordinamento, è molto importante che l'Umbria sia pronta anche ad accogliere dal punto di vista anche del decoro urbano, dell'accoglienza proprio a 360 gradi, tutti coloro che speriamo arriveranno per questo grande e importante evento. Per la giunta regionale, l'assessore Paola Gabbiti ha convocato un tavolo di coordinamento che riguarda questo evento, definito un importante momento per contribuire alla valorizzazione dell'opera del Perugino e dell'intera regione. Un momento importante, ha detto rispondendo in aula all'interrogazione di Simona Meloni, per attrarre turisti sul territorio, ma anche efficace strumento di promozione turistica regionale, che partendo dal profilo culturale dell'evento avrà modo di esaltare i luoghi, gli itinerari umbri legati al Perugino e così anche le straordinarie risorse turistiche che caratterizzano l'Umbria e i suoi diversi territori. Partecipo come rappresentante dell'Assemblea Legislativa in delega del Presidente Marco Squarta, che non poteva essere presente oggi perché, tra le altre cose, l'Ufficio di Presidenza ha dato anche un patrocinio alle attività che oggi Fontignano presenterà per quella che è la celebrazione del cinquecentenario della morte del Perugino, ricordando che comunque la morte del Perugino e le spoglie del Perugino proprio risiedono a Fontignano. Si tratta di una serie di iniziative comunque che saranno ricomposte in un panel molto più ampio dall'assessore Agabiti, che intende promuovere la regione in tutta la sua interezza per questi eventi così importanti, tant'è che poi ricordiamo al BIT ultimamente a Milano è stata presentata le guide di Repubblica in cui vengono richiamate proprio gli eventi e le manifestazioni che si terranno in Umbria per il cinquecentenario del Perugino, nonché sono state inserite anche nella guida della Lolly Planet. Si tratta di una promozione importante, perché eventi come questi comunque richiamano un turismo che è già in netta ripresa nella nostra regione. I numeri comunque danno contezza di una politica di promozione regionale del turismo molto valida, e sicuramente servirà per far riconoscere il nostro territorio, le bellezze architettoniche, culturali, storiche, ma anche la piacevolezza della nostra enogastronomia. Quindi sono eventi importanti che vanno messi in rete, e l'assessore ha intenzione proprio nei prossimi giorni di riconvocare tutti gli interessati, comuni e i territori che faranno eventi per le celebrazioni, per creare una rete. Per chiudere, siamo alle notizie in breve. L'Umbria difenda l'integrità e l'efficienza del sistema sanitario pubblico e chiede al governo di fare marcia indietro rispetto alla bozza del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata delle regioni. E quanto viene chiesto alla giunta regionale con una mozione presentata a prima firma da Tommaso Bori, Partito Democratico, vicepresidente Commissione Sanità,
sottoscritta anche dai consiglieri del Partito Democratico Simona Meloni, capogruppo, Michele Bettarelli, vicepresidente Assemblea Legislativa, Fabio Paparelli, portavoce per le minoranze, e anche da Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, Andrea Fora, Patto Civico, Vincenzo Bianconi, capogruppo del Gruppo Misto, e Donatella Porsi, Gruppo Misto Azione. La riforma Calderoli, specie in materia di sanità, sostengono i consiglieri di opposizione, comporterà una sperequazione e una palese discriminazione dei cittadini su base territoriale, sostengono i promotori dell'atto. Regioni come l'Umbria, piccola e fortemente indebitata, potrebbero in alcuni casi decidere di interrompere le cure o mettere i costi eccedenti a carico degli stessi malati. Secondo i principi dei costi standard e superamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, con l'introduzione dei LEP, i livelli delle prestazioni, che saranno definiti attraverso un decreto ministeriale da un'apposita commissione tecnica e in quanto atti amministrativi potranno essere impugnati solo davanti al TAR, non davanti alla Corte Costituzionale. Il consigliere regionale di Forza Italia, Francesca Peppucci, ha presentato una proposta di legge per introdurre la fascia istituzionale nella regione Umbria. Punta a modificare la legge 5 del 2004, disciplina di stemma, gonfalone, bandiera e sigillo della regione. La fascia istituzionale, si legge nell'atto, è segno distintivo della regione Umbria ed è assegnata al presidente della giunta e al presidente del consiglio regionale, che la utilizzano in occasione di manifestazioni ufficiali al fine di rendere immediatamente distinguibile le personalità che rappresentano l'ente. La fascia riporta in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione Umbria. È disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea, sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.